Grazie davvero per questo invito. Sono io che ringrazio voi. È bello poter tornare in contatto con quella che io considero la mia famiglia accademica. E è molto stimolante per me sapere che ci sono studenti che seguono questo webinar e mi piacerebbe poterli invitare a Roma. C'è una tradizione di visite degli studenti universitari alla Corte Costituzionale, che è stato uno degli esperimenti più belli di questa mia esperienza romana presso il Palazzo della Consulta, purtroppo interrotto ora dalla pandemia, ma speriamo che la riapertura anche fisica del palazzo consenta agli studenti che seguono ora di venire a trovarci personalmente qui a Roma. Io ho da fare davvero molti complimenti per la scelta di questo tema. Devo anche presentare subito in anticipo delle scuse se sarò costretta ad allontanarmi un po' prima della fine di un seminario che mi appassiona e che vorrei davvero seguire tutto. Forse dovrò allontanarmi per un'inattesa riunione che ci sarà più tardi, ma davvero complimenti per la scelta del tema, se posso dire anche per la scelta della locandina e della bellissima foto che appare in locandina, perché è chiaro che con questo tema noi ci confrontiamo anche con dei simboli, con delle immagini, e credo che quella foto davvero dia il senso profondo e anche molto stimolante di questa serie di webinar. Io vi porto come introduzione, che sarà davvero una introduzione così molto generale al webinar, la testimonianza di una jus laborista che sta vivendo l'esperienza nella Corte Costituzionale come un'esperienza permanente di apprendimento, come dire che non si smette mai di imparare, che quindi c'è bisogno di crescere e apprendere in tutte le fasi della vita, perché l'apprendimento viene anche dall'apprendimento di un linguaggio, che è il linguaggio di un collegio, di una corte che decide collegialmente, che ovviamente è un linguaggio complesso perché risente di tanti influssi delle esperienze dei giudici, che sono molto spesso, nel caso soprattutto dei professori universitari, influssi di tipo disciplinare. Quindi io mi sforzo, nei limiti del possibile, di trasmettere anche la mia disciplina, e c'è questo trasferimento di parole e di valori, se vogliamo, o di intenzioni, nella costante esperienza di costruzione di un linguaggio comune, che è il lavoro di un collegio, in particolare del collegio della Corte Costituzionale. Il mio linguaggio è influenzato da tante esperienze fortunate della mia vita. Io mi considero davvero una donna molto fortunata. Innanzitutto perché, come veniva ricordato da Marina, ho avuto la fortuna di appartenere ad una scuola molto incisiva nel quadro generale della storia del diritto del lavoro italiano. Ho avuto Gino Giugni come maestro, e in anni in cui il tema della professionalità era molto centrale, ma ci accorgiamo in realtà dalle cose dette fino ad ora che lo è sempre, è forse uno dei temi intorno a cui ruota la nostra materia. E quindi è una scuola che ha promosso anche lo studio di questo tema, penso fra tutti al bellissimo libro di Franco Liso. Ecco, ma soprattutto dirò perché Giugni su questo tema si è esercitato. Lasciatemi dire l'altra occasione fortunata della mia vita, su cui mi soffermerò un po', è l'esposizione per occasioni che poi sono sempre contingenti, ma che impariamo a cogliere, per occasioni di insegnamento e di ricerca, allo studio delle fonti internazionali, delle fonti europee, che mi accorgo sono così centrali anche nel vostro lavoro di impostazione del PRIN e di programmazione degli altri webinar. E l'altra fortuna, e questo è confermato dall'incontro di oggi, la cosa mi rende molto orgogliosa, è l'appartenenza ad una comunità scientifica pluralista che si confronta da sempre, talvolta anche in modo acceso, ma è bene che la polemica sia guidata da passione, e soprattutto si confronta in termini interdisciplinari. Con questo colgo molto volentieri l'invito del magnifico rettore prima, e colgo anche la sua sensibilità. Ecco, allora, una ricerca di un linguaggio comune nel collegio che io non smetto di fare anche quando mi confronto come oggi con i miei colleghi, e questa
continuo arricchimento che ciascuno di noi avverte quando dal confronto emergono, speriamo, nuove idee, comunque nuovi stimoli ad andare avanti. Mi è capitato recentemente, perché ho scritto un piccolo libro dedicato a Giugni che si chiama Idee per il lavoro, ho scritto quindi un'introduzione, mi è capitato di rileggere molti scritti di Giugni, e la rilettura di vecchi scritti è anche molto, molto importante, ci porta a delle riflessioni che non sono solo, come dire, nostalgiche. E mi sforzo anche di dire alle persone molto giovani che la lettura di vecchi testi a volte può essere utile per capire il presente. E perché ho riletto questi scritti? Perché cercavo un filo conduttore che mi ricordavo di avere sentito anche nelle sue parole, nelle sue lezioni, nei suoi scritti, il tema della professionalità collegato al tema della dignità. Anche questo è stato ricordato da molti di voi. Giugni ha scritto un libro sulle mansioni e le qualifiche, che è un libro illuminato, perché è illuminante, perché consente di capire quanto dietro lo studio molto tecnico del giurista ci fosse una profonda conoscenza delle realtà produttive. Giugni conosceva le grandi imprese del tempo, anche perché aveva avuto modo di lavorare negli uffici studi, soprattutto delle aziende a partecipazione statale, ma addirittura il suo piccolo studio sull'evoluzione della contrattazione collettiva nell'industria siderurgica e mineraria, una collana fortunata promossa dalla CECA, dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, portava dentro di sé questo filone importantissimo della professionalità. Non a caso i lavoratori di cui si occupava la CECA erano lavoratori bisognosi di formazione professionale, i minatori italiani che si allontanavano dalla loro patria per lavorare per esempio in Belgio o altrove. Ecco, processi innovativi dietro questo studio della professionalità che il giurista deve comprendere, ma anche il libro sul cottimo scritto da Giugni è un libro che presuppone la conoscenza dei processi innovativi e soprattutto ci insegna fin da allora come la sfida dell'innovazione, che è progressiva, ce l'abbiamo sempre lì, ecco, è una sfida che ritorna periodicamente, minacciosa a volte, ma anche produttiva di nuovi slanci, e che si vince questa sfida con la riconversione permanente degli individui, che dunque vanno accompagnati nella ricerca della loro formazione professionale e nel fronteggiare questa sfida. E lo stesso linguaggio che Giugni usa, prendendolo a prestito da esperienze nordamericane, il linguaggio della job evaluation, è un linguaggio molto molto attuale, è un aggancio con la sfida moderna, perché ci dà proprio con questa nozione della valutazione del lavoro nella sua complessità, quindi delle molte mansioni che possono comporre il job, ci dà proprio l'idea di quello che oggi noi diciamo il lavoro multitask, quello che il singolo deve imparare, saper fare più cose. E ecco, allora c'è in questa prima impostazione giugniana l'attenzione all'individuo, l'attenzione alla sfida permanente, l'individuo vince l'innovazione, la controlla se è accompagnato nella formazione professionale. Ma poi c'è lo scambio con esperienze di altri paesi che Giugni fa, e qui mi piace ricordare un particolare confronto che mi è capitato appunto di ricordare anche in questo libro, rileggendo alcuni brani, perché quando Giugni finalmente è ministro del lavoro, l'unica esperienza poi nella sua vita di studioso, ma di grande consulente dei ministri, di figura attenta all'evoluzione legislativa anche come consulente del legislatore, legislatore egli stesso potremmo dire in quanto estensore delle più importanti leggi italiane del diritto del lavoro, ecco, lui incontra un ministro del lavoro nordamericano che è il ministro della prima amministrazione Clinton, che si chiama Robert Reich. È uno studioso che ha particolarmente approfondito il tema dei nuovi lavori e delle nuove professioni. In quegli anni esce un libro che si chiama The Work of Nations e Giugni è affascinato da questa prospettiva. Si incontrano in vari contesti ufficiali, come ministri del lavoro si scambiano le loro esperienze. E vengono fuori due librini piuttosto sconosciuti che a me è capitato di trovare nella mia biblioteca, perché evidentemente me li aveva dati Giugni stesso,
che riproducono dei convegni svolti in Italia. Le firme sono importanti, c'è a Cornero, c'è Tiziano Treu, c'è Carlo Della Ringa. Ecco, ci sono persone che purtroppo non sono più con noi, ma che tanto hanno contribuito in termini interdisciplinari all'evoluzione di questa materia. E questi libri, uno si chiama in particolare Da Detroit a Lille, passando per Napoli. E lì sullo sfondo questi grandi personaggi discutono del libro bianco di Delors, perché è da lì che vengono in quegli anni le grandi sfide ai giuristi, anche ai giuristi del lavoro europei, su come combinare la crescita e lo sviluppo, la crescita e lo sviluppo con la dignità delle persone, anche nella ricerca della crescita professionale. Quindi c'è un linguaggio che ho sentito con piacere riprendere ora nell'intervento della direttrice del Dipartimento, la remunerazione del capitale finanziario, che però al tempo stesso è valorizzazione delle risorse umane. Non è uno spreco valorizzare le risorse umane, è un grande investimento. E quindi c'è. Come dire, allora si parla di società dell'informazione, oggi parliamo più di intelligenza artificiale, di tecnologie, di lavori tramite piattaforme. Oggi la sfida ci viene anche dalla pandemia, oltre che dall'innovazione tecnologica, però ancora le imprese devono attingere ad una cultura giuslavorista che deve essere una cultura pluralista. E quindi l'insegnamento del passato ci serve anche a comprendere l'oggi. Allora il confronto era con un documento così importante nella politica sociale europea, che era il libro bianco di Jacques Delors. Oggi dovremmo guardare con fiducia, io dico, anche se non senza mai perdere il senso critico, ai nuovi documenti delle politiche sociali europee che ci vengono proposti dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e che sembrano dare un nuovo impulso all'avvio di politiche sociali in un momento però così difficile, quindi dobbiamo avere fiducia nelle proposte che cominciano a circolare. Ecco, il ruolo dell'Accademia e delle associazioni in generale. Prima ho parlato dell'inizio degli anni 90, c'è l'ingresso nell'euro, c'è un momento storico importante, ma anche oggi abbiamo un momento storico di grande rilievo dove l'Europa non deve essere vista come un nemico, ma come una risorsa. E quindi i confronti storici sono sempre pericolosi, ma ecco, prendiamo l'esempio dell'inizio degli anni 90, 92-93, quando si discute di questi temi, come ho detto prima, Giugni è ministro del lavoro per un anno, ma prendiamo adesso anche la sfida che ci viene dall'Europa oggi e questo raccordo fra le culture che noi abbiamo imparato dai grandi maestri della nostra disciplina, cioè persone che sono state in grado anche di animare, e qui torna il tema della formazione, che non è solo formazione professionale, ma può essere anche formazione politica in senso lato, cioè imparare il linguaggio della politica. Ecco, loro hanno animato dei grandi centri di raccordo fra culture diverse, grande contatto per esempio con la cultura cattolica. Non mi sforzo mai di ricordare questo, una cultura laica che si è confrontata permanentemente con la cultura cattolica. E oggi noi abbiamo molti think tank, come si suol dire, centri di ricerca, luoghi in cui questo confronto è ancora possibile. Fra tutti mi piace ricordare l'istituto che lavora a fianco della Confederazione Europea dei Sindacati, che è un istituto che produce ricerca, nella mia modesto giudizio, molto interessante, di grande valore, di grande equilibrio, che tra l'altro ora è guidato, comunque collabora a questo istituto, un giurista formato in Italia, ma con una formazione anche inglese, che si chiama Nicola Punturis, che si è trasferito temporaneamente, venendo da una prestigiosa università inglese, a collaborare con questo centro di ricerca. E certamente da lì arrivano ricerche empiriche che sono fondamentali anche per comprendere i grandi fenomeni di cambiamento che stiamo osservando, e spunti di riflessione per i giuristi del lavoro nazionali, ma anche per le grandi organizzazioni che rappresentano interessi collettivi, perché anche da loro vorremmo vedere, questo lo dico
con un tono di sollecitazione, non certo con un tono critico, vorremmo vedere delle proposte ancora più incisive di quanto già non si veda. Torno per un momento a Giugni e ad una nota lezione che Giugni tenne alla Cattolica, che poi è pubblicata in un bel libro a cura di Mario Napoli, un giurista che si è molto occupato di questi temi, che si chiama Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale. Ecco, questo testo, che riflette appunto ancora lo stile bello, a mio parere, di una lezione tenuta quindi agli studenti, io l'ho ripreso e riletto molte volte quando ho cominciato a riflettere e a rileggere l'articolo 4 della Costituzione, perché c'è, secondo me, in quella lezione di Giugni, ma in tanti altri suoi scritti, una lettura promozionale dello Stato sociale. E ancora la parola promozionale è tipica, no, del linguaggio dei giuristi del lavoro, non solo di Giugni, una legislazione promozionale o ausiliaria. Cioè, noi vorremmo che lo Stato sociale fosse più forte, diceva Giugni già allora, per tutelare i deboli, i giovani, gli anziani, le donne. E voi nella vostra ricerca vi occupate dei working poor, vi occupate dei poveri, di quelli che pur lavorando sono poveri o comunque delle nuove povertà. Ecco, lo Stato quindi promotore di occupazione, che è poi quello che si ritrova in alcuni bellissimi interventi dell'Assemblea Costituente sull'articolo 4, in particolare negli interventi di Mortati, che ha usato questa nota e per certi versi incisiva espressione, scrive eccitatore di mobilità sociale. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che quello è un articolo da cui dovremmo trarre spunti perché la società vada avanti e perché si muovano. Non a caso si parla di diritto al lavoro, non passò la nota proposta di Togliatti su lavoratori, ma è un concetto, diciamo, così ampio, ancora più ampio di quanto non possa essere inteso quello che è dietro la parola lavoratori. E nella giurisprudenza della Corte è interessante vedere come l'articolo 4 venga spesso combinato già negli anni 60, 65, una nota sentenza, con l'articolo 35, che è l'articolo a cui noi oggi dobbiamo fare riferimento in questo webinar, perché è l'articolo che ci dice che il lavoro è tutelato in tutte le sue forme e che la Repubblica promuove proprio la formazione professionale dei lavoratori e lo fa avendo anche presenti le fonti internazionali. Un articolo quindi che già leggiamo combinato 4 e 35, ma che è stato ripreso, ho avuto la fortuna e sono grata per la fiducia che il Collegio mi ha dato di redigere alcune sentenze in materia di licenziamenti, dove proprio è stato ripreso questo binomio fortunato fra il 4 e il 35, perché dietro questo binomio c'è la tutela della persona umana, la dignità del lavoratore, quindi la dignità del lavoratore. Ecco, questo credo che sia un messaggio da lanciare ai giovani, alle giovani generazioni. A me è capitato di, anche qui quando si poteva, adesso tutto questo è fermato dalla pandemia, di visitare delle scuole con studenti anche molto giovani e di lanciare questo messaggio sull'articolo 4 a persone in formazione già nelle scuole, perché l'articolo 4 va proprio visto nell'ottica molto moderna, che è stata ricordata anche recentemente dal Presidente del Consiglio, di un raccordo virtuoso fra la scuola e il mondo del lavoro, che il nostro paese fatica a realizzare, ma che sappiamo è molto più incisivo in altri paesi. Quindi che cosa c'è dietro questa norma? A pensarci bene, c'è proprio una programmazione delle professionalità che bisognerebbe avere. C'è una programmazione del lavoro che i giovani dovrebbero, cui i giovani dovrebbero ambire, e dietro questa programmazione noi vorremmo vedere dei giovani attivi, non relegati nel NEET, in questo NEET che ci colma di angoscia, perché vuol dire che dietro quelle quattro lettere non c'è niente, non ci sono risorse, ma quelle speranze, quelle ambizioni vanno invece coltivate. E qui mi torna in mente un linguaggio molto tipico delle fonti europee,
di alcuni anni fa. Per esempio, si parlava di questo nella famosa Agenda 2020 dell'Europa. Adesso abbiamo l'Agenda 2030. Quell'Agenda 2020 non si può negare, ci ha delusi in molti passaggi, però c'è questa nozione, il cambiamento, prima parlavo della sfida tecnologica che avviene nelle attività produttive e può essere compreso in anticipo e in questo modo i giovani possono essere, o meglio i lavoratori in generale, chi cerca occupazione, possono essere inseriti nei percorsi in cui c'è domanda. Perché il paradosso, noi questo lo leggiamo dai dati anche recenti, è che talvolta se si cercano alte professionalità, ma non necessariamente, anche professionalità medio-basse, non si trovano, non c'è quindi la risposta immediata alle imprese. La giurisprudenza della Corte sull'articolo 4 risponde proprio a quel bellissimo tema che è stato prima evocato sulla occupabilità. In fondo, dietro questo articolo c'è il grande tema della occupabilità. Vi invito a leggere se capita, perché dobbiamo confrontarci con studiosi provenienti da altre discipline, un bel saggio di Serena Stacca, che dovrebbe apparire nella rivista trimestrale di diritto pubblico in via d'uscita, sull'articolo 4, che figura fra le norme dimenticate della Costituzione. Ma non è affatto una norma dimenticata, è una norma di grande attualità. Che, come ho detto, coincide con questa valorizzazione della dignità perché è una norma che ci insegna il rapporto fra i diritti e i doveri. E qui viene il mio richiamo ai giovani che devono essere attivi, che quindi devono imparare, ma in questo devono essere seguiti, devono essere aiutati, devono imparare a fruire di politiche attive. Il grande tema, se posso dire, il grande rimpianto di politiche attive che ancora non vedono la luce così come vorremmo vederle, ma certo, ecco, politiche attive che dovrebbero coinvolgere persone in formazione, oltre che persone che hanno perso il lavoro e magari in età cruciali della vita in cui non è facile riconvertirsi. Ecco, c'è quindi una modernità delle politiche occupazionali dietro una norma come l'articolo 4, che ho detto parla di diritti e doveri e quindi ci ricorda che non c'è solo il soggetto inattivo, privato del lavoro, di quella figura si occupa la Costituzione in altre norme, per esempio l'articolo 38, ma c'è, come dire, un ruolo della formazione professionale dietro questa norma che io mi sento di valorizzare. C'è da dire però che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di formazione professionale non è ricchissima. C'è una, ora la ricordo anche perché prima la professoressa D'Orlando faceva riferimento a questa tensione fra centro e periferia, quando si parla di formazione professionale, c'è sempre stato, anche prima della riforma del titolo quinto, una tensione, come si diceva, sulle competenze. C'è una giurisprudenza sui famosi contratti di formazione e lavoro, in cui appunto si discuteva di questa duplice competenza nella formazione regionale, nel lavoro, ordinamento civile, eccetera. Però non c'è dubbio che quella giurisprudenza ci induce un po' a riflettere su certi dilemmi che non sempre sono risolti nel rapporto fra Stato e Regione. Naturalmente, oggi questi dilemmi assumono una dimensione ancora più ampia. Non c'è dubbio che questo tema meriterebbe una riflessione a sé, cioè su quanto un tentativo di riaccentramento da parte dello Stato, per esempio con queste cabine di regia nazionali sulle politiche attive, sia una scelta opportuna o no, questo non sta a me giudicare. Però c'è una sentenza che io ho riletto recentemente e che poi ripreso per citarla a voi oggi, che è una sentenza del 1986, la sentenza 137 redatta da Greco, che in realtà si occupa di un altro tema, ma che ha dei passaggi che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, perché lì era censurato l'articolo 11 della legge 604 dei licenziamenti sul 66 sui licenziamenti individuali, che prevedeva l'età di 55 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia anziché 60 per gli uomini. Quindi, in sostanza, la Corte si occupa di questa,
disparità di trattamento, e nel parlare delle donne si sofferma sul termine attitudine. E noi lo conosciamo questo termine, no? L'attitudine professionale. Non si può ritenere che nel campo del lavoro, dice la Corte, abbia un carattere di staticità, tanto che le valutazioni che la riguardino restino fisse per sempre nel tempo, come è istruttivo questo messaggio, e soprattutto che i cambiamenti nell'organizzazione del lavoro e nelle tecnologie a volte, questo in realtà non sappiamo se è proprio così, dice il greco fiducioso, liberano del tempo per le donne. Non sappiamo se questo è vero, questo forse non è vero, però è vero che la Corte dice l'attitudine prescinde da presunta debolezza della donna. Quindi si sfata questa idea di un soggetto più debole nel mercato del lavoro e si fa un bellissimo panorama delle leggi che poi hanno valorizzato la donna anche nella formazione professionale, scrive la Corte, tanto è vero che si è arrivati alla legge 903 del 1977. Ecco, come vedete, io sto cercando di mettere insieme una serie di tasselli. L'ultimo tassello è forse quello delle fonti internazionali, perché ricordo che l'Unione Europea ha sempre valorizzato quello che si chiama la certificazione delle competenze. Anche questo sembra un fatto marginale, ma non lo è. Cioè, quanto è importante ricordare che c'è la libera circolazione, ancora una volta siamo afflitti da un momento drammatico che ci fa perdere di vista le grandi conquiste dell'Europa, no? Allora, chi impara, chi si professionalizza, deve certificare queste competenze che poi sono fruibili in altri ordinamenti, in altri paesi. Quindi questo è dietro anche il concetto di una libera circolazione virtuosa. Ma oggi il grande tema è probabilmente quello del legare la formazione professionale alla valorizzazione dell'economia verde. Non è un tema nuovo, perché l'avevamo già visto nell'Europa 2020 ed è sfumato, se non su alcune energie rinnovabili, su qualche inizio di attività con i lavori verdi, come si diceva. Ecco, oggi si dice, e ho letto anche recentemente un bel libro di Occhino e Treu, che per esempio toccano questi temi, un libro fatto molto bene, secondo me una conversazione molto bella, perché proprio gli standard ambientali, ci viene detto anche in quel libro, ma anche in tante fonti europee, dovrebbero collegarsi con quelli sulle skills. Cioè, noi dovremmo avere queste politiche environmental friendly, ma dovremmo anche inserire i temi della sicurezza sul lavoro, per esempio, per questi lavoratori, della formazione professionale. C'è un bel manifesto di Colin Crouch che riprende anche questi temi. Allora, cosa voglio dire? Noi abbiamo sullo sfondo l'Europa, abbiamo le convenzioni OIL, perché non dimentichiamo che la formazione finalmente è entrata anche nell'ottica dei core level standards, come si suol dire, dell'OIL. Proprio in occasione del centenario, nel giugno del 2019, l'OIL ci ha riproposto questa terminologia, no? La formazione dovrebbe rientrare fra i grandi temi, quindi fra i grandi principi vincolanti poi per gli stati, indipendentemente dalla ratifica delle convenzioni. E poi c'è il Parlamento europeo, che proprio ora, nel dicembre 2020, ci dice, appunto, se dobbiamo mandare avanti l'economia a bassa emissione di carbonio, se dobbiamo mantenere questo programma della sostenibilità ambientale, non dobbiamo dimenticare la sostenibilità sociale. Allora, ecco il grande tema da lanciare ai giovani, perché noi vorremmo che questi bellissimi temi, la sostenibilità, il rispetto della, quindi il trasferire questi vincoli ambientali anche nei vincoli sociali, noi vorremmo che tutto questo diventasse un po' più vincolante per gli stati, siano stati membri dell'Unione Europea, siano stati che aderiscono alle convenzioni o che comunque sono
nell'OIL. Ma noi vorremmo che forse queste linee guida sull'occupazione, di cui parleremo sempre più anche in vista del programma alla luce della pandemia, del recovery plan, che tutto questo fosse sempre più legato al tema della formazione professionale, con parametri un po' più precisi, se posso dire, e un po' più chiaramente vincolanti. E allora che cosa può fare la comunità scientifica? Ecco, io vedo nella vostra iniziativa un'ottima idea, perché la comunità scientifica deve essere propositiva, ecco, poco teorica e molto propositiva, secondo me, in questo momento. Deve proprio, per esempio, c'è una direttiva su di una due diligence che diventi vincolante. Questi sono temi del diritto del lavoro, oltre che di altre discipline. Noi dobbiamo avvicinare i giovani studiosi, dobbiamo fare in modo che loro si formino su questi temi, diffondano queste tematiche e magari si avvicinino anche alle persone ancora più giovani di loro. Quindi torna il tema delle scuole, del trasmettere in modo semplice questi messaggi anche agli studenti delle scuole. Quindi io mi scuso se mi sono dilungata troppo, ma vi ringrazio davvero tanto perché, come forse avete capito dall'entusiasmo con cui vi parlo, sono veramente molto contenta che voi abbiate preso questa iniziativa con un programma di ricerca. Grazie davvero.